circa 250 persone hanno partecipato alla seconda edizione del pranzo benefico per sostenere la casa famiglia delle Suore della Provvidenza per l'infanzia che a Tabora, in Tanzania, ospita bambini albini. Si è tenuto al Lago dei Pini a Pieve di Rivigozzo di Bettola, organizzato dalla dottoressa Paola Scagnelli, bettolese, primario di radiologia dei quattro ospedali lodigiani, con la collaborazione di tanti amici, dei suoi familiari del gruppo Alpini. Scagnelli ha personalmente conosciuto la realtà delle suore in Tanzania, unica sicurezza che i bambini albini hanno per sfuggire alla morte. In Tanzania, ha spiegato, i bambini albini vengono rapiti perché si pensa abbiano un potere capace di allontanare gli influssi maligni e i loro arti vengono amputati per realizzare amuleti. Per evitare questo pericolo e morte certa, i genitori li portano alle suore perché con loro possono crescere in serenità. Una piaga che Paola Scagnelli e le suore desiderano far conoscere e in tanti credono nel loro operato. Sono veramente felice, oserei dire orgogliosa di conoscere persone, di essere circondata da persone che tutte le volte che vengono chiamate per qualcosa di positivo danno la loro risposta affermativa e si fanno coinvolgere con estrema facilità se reputano che la motivazione sia fondata ed importante, come penso sia questa che noi stiamo portando avanti. Grazie a tanti benefattori, lo scorso anno è stata costruita la scuola materna. La scuola materna degli albini è molto importante perché altrimenti i bambini prima dovevano uscire e c'era sempre il pericolo. Allora siamo riusciti a fare la scuola materna. I genitori entusiasti hanno desiderio di fare la scuola elementare. Quindi speriamo che tutto quello che Paola riesce ad avere possa essere anche per iniziare la scuola elementare, che tanti bambini hanno bisogno, gli albini soprattutto, perché sono protetti. A novembre Suor Carla e Paola Scagnelli torneranno in Tanzania. Con loro anche Suor Albina Dal Passo, di recente eletta madre generale, che prenderà il posto di Suor Carla Rebolini. Con la responsabilità che mi è toccata, sarà un dovere di portare avanti quanto lei sognava a nome della congregazione e riuscire a dare quella serenità che questi bambini non hanno mai avuto.